¿Cuál es la importancia de la cantidad de inmigrantes que hay en Argentina para Italia? È molto importante perché la collettività italiana in Argentina è la più grande del mondo. Ci sono più di 1 milione di italiani che risiedono qui in Argentina, quindi veramente tanti, sono operosi, sono lavoratori, si sono ben integrati in Argentina. Qui a Mendoza poi in particolare hanno realizzato anche delle importanti realtà economiche e quindi c'è un'importanza non solo per l'Italia, c'è un'importanza anche per l'Argentina. Contribuiscono a rafforzare l'amicizia fra i due paesi, sono gli ambasciatori del vivere all'italiana in questo paese e sono il canale preferenziale per gli argentini che vogliono poi venire in Italia per fare affari, per visitarlo, quindi l'importanza è enorme. Io credo che ci sono degli spazi per rafforzare ancora di più le relazioni fra Italia e Argentina e gli italiani in questo paese sono il tramite perfetto per farlo. En estos años, ¿cómo ha ido creciendo la demanda de argentinos que quieren nacionalizarse, naturalizarse de alguna manera italianos? Ci sono tanti argentini di origine italiana che vogliono diventare appunto cittadini a pieno titolo con il passaporto, che vogliono naturalizzarsi in qualche caso perché hanno sposato degli italiani. Noi siamo aperti, siamo pronti ad accettare. È importante che ci sia un vero intento di diventare italiani. Non è solamente un passaporto che noi diamo. Diventare cittadini italiani significa assorbire la cultura italiana, la lingua italiana, significa, come dire, un obiettivo anche affettivo, un obiettivo culturale che viene dal cuore, dal corazon, come si dice qui. Ecco, è importante che questo venga mantenuto presente e le porte della cittadinanza italiana saranno sempre aperte per chi vuole diventare italiano, appunto, con il cuore, con la testa, con la cultura, con l'affetto per il nostro paese, non solo per il passaporto. Y en cuanto a lo que sucede con la cantidad de inmigrantes italianos que hay en la Argentina, ¿cómo es la relación con ustedes? ¿Cómo viven los italianos acá y si siguen eligiendo a la Argentina? Sí, gli italiani qui sono organizzati. Abbiamo dei comitati degli italiani in Argentina con cui lavoriamo per realizzare progetti insieme. Un progetto molto importante, per esempio, è quello del turismo delle radici italiane, la raíz italiana che si trova facendo venire in Italia in vacanza gli italiani che non sono mai stati, quelli che hanno origini italiane anche, i ragazzi che studiano nelle scuole italiane. Ecco, un progetto molto importante di riscoperta delle radici nel nostro paese. È un progetto anche questo culturale per il quale ci organizzeremo. Nel 2023, l'anno prossimo, faremo degli eventi promozionali qui in Argentina e il 2024 sarà l'anno del turismo delle radici in Italia. Questo è il progetto più importante che noi abbiamo per gli italiani qui in Argentina. E poi dobbiamo dare tutti i giorni servizio agli italiani, ovviamente i nostri consolati, ne abbiamo tanti qui in Argentina, ne abbiamo uno qui a Mendoza, stanno tutti i giorni, sono pronti a dare agli italiani tutto quello di cui hanno bisogno, documenti, servizi, assistenza quando necessario. C'è stata molta attività di assistenza, per esempio, durante la pandemia, per gli italiani che erano maggiormente in difficoltà. Dos últimas preguntas tengo. La primera es en cuanto a las oportunidades de negocio que existen entre ambos países, ¿cómo usted lo ve? Beh, sono molto importanti. Io credo che le nostre economie si possano integrare. L'Argentina è un paese ricco di potenzialità, di materie prime, anche minerali. L'Italia può diventare un partner ancora più importante per l'Argentina, per le nostre esportazioni, per le vostre esportazioni. Hay políticas de importación y exportación actualmente aplicadas para poderse relacionar mejor? Le esportazioni sono abbastanza libere fra Italia e Argentina, non ci sono settori protetti. Però certo si può sempre migliorare, quindi qualcosa si potrà sempre fare. Io credo che la cosa più importante però non è solamente commerciare, non è solamente il negozio, è anche l'investimento. Quindi l'Italia deve poter investire qui in Argentina e io credo che le opportunità economiche favoriranno la crescita economica di tutti e due i paesi. Come usted le diría a los argentinos, a los mendocinos che están del otro lado, che vayan a visitar Italia? Venite, venite in Italia perché l'Italia è un paese bello,
che piace agli argentini, così come l'Argentina piace agli italiani, dove vi troverete a casa e dove scoprirete nuove amicizie. Venite a visitarci.